Ho ritrovato questo quaderno dei ricordi, è solamente di un anno, ho iniziato a gennaio dell'anno scorso e vi faccio vedere, vediamo se c'è qualcosa che posso mostrarvi perché è veramente pieno di cose carine. Tengo tutto qua, per esempio abbiamo dei biglietti, questo del treno, questi dell'aereo per Charles de Gaulle, i braccialettini delle discoteche. Ogni volta che andavo a ballare mi tenevo il bracciale. Qua ce ne sono un po', qui un po' di foto random, poi ci sono delle pagine scritte con dei pensieri, dei momenti catartici della mia vita. Ci sono anche delle pagine dei viaggi, soprattutto questa è quella di Budapest. Io tengo praticamente tutto, abbiamo scontrini, cose di musei, qua per esempio appunto abbiamo i fiorini con un po' di soldi che non avevamo cambiato e quindi beh, li tengo qua. Qua c'è Barcellona con i biglietti della metro. Questa doveva essere un'altra cosa un po' artistica con i bracciali. Questa è la pagina di Dubai con biglietti, altri biglietti di attrazioni, il bracciale dell'hotel in cui eravamo, la SIM che ho incollato. Ci sono anche un po' di cose così sulla gratitudine. Ho anche le foglie d'alloro di tutte le lauree a cui sono andata. Questo è stato il foglio di un esame che ho fatto, l'ultimo esame di russo, sì, di letteratura russa, e me lo sono tenuta. Propositi per il 2023. Qui abbiamo un altro esame, questa era linguistica russa con le intonazioni della frase, ora non ve le so rileggere con quella intonazione, però quanto è bello il russo. Kudaya polozhila chasy? Kudaya polozhila chasy? Mamma, non mi vigila. Qui abbiamo la pagina di Parigi, con questa cartina della metro, altri biglietti della metro, dell'Arco di Trionfo, del nostro hotel. Una serie di buste con dediche, frasi, eccetera, del giorno della mia laurea. Sta Capoverde con anche il braccialettino del resort, una monetina, biglietti dell'aereo, insomma, come sapete, c'è anche una bustina di zucchero. Tengo tutto. Poi la pagina di Praga con altri bigliettini dei musei. La mia cosa preferita da conservare sono gli scontrini, sono bellissimi. Un altro alloro. Vabbè, insomma, mi fermo qui, però devo dire che è pieno di ricordi, di momenti anche descritti a parole e mancano ancora un po' di pagine, quindi lo finirò. Non pensavo di essere così costante, invece ci sono stata dietro un sacco.